camminate. Se voi non fate aprire il passo, le anche non vanno. Sì, morbida. Ok, va bene. Ora piano piano, redini alla mano. Là, e iniziamo a trottare e scaldiamo i cavalli al trotto. Uno vede il risultato proprio dall'oggi al domani, ma comunque anche solo dall'inizio lezione a fine lezione si vede proprio un progresso dei cavalli. E ora, attenzione, vorrei vedere 8 tempi grandi seguiti da 8 tempi piccoli. Ogni grande e piccolo è relativo al controllo, equilibrio e carattere dei vostri cavalli. Ok? Io cerco di dare un ritmo generale, voi però dovete stare attenti ai vostri cavalli. Pronte? E via! Grande! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piccolo! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, grande! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, piccolo, 2, 3, 4, 5, 6 e galoppo di lavoro. Le ragazze al ritorno dalla lezione con Laura hanno chiesto se era possibile averla ancora un giorno. Non è facile far entrare il dressage nel salto ostacoli. Lei ci è riuscita e non le ha fatte annoiare. Beh, Giacomo... mi ha definito il suo cavallo la sua opera d'arte e a me questa proprio mi è piaciuto un sacco. Quando un cavaliere definisce il suo cavallo la sua opera d'arte, a me prende il cuore, perché è vero che come professionista sono stata chiamata anch'io a montare cavalli che poi sono stati venduti o sono ritornati ai loro proprietari, però è anche vero che ho sempre cercato di tenermi vicine le mie opere d'arte.